dei nostri figli, dei nostri nipoti, in un mondo che è sempre più abitato, è sempre più sfruttato. E allora pensare a un'agricoltura del futuro dove è possibile pensare di ridurre in maniera importante i trattamenti, insomma, non è cosa da poco. E allora questo argomento, le varietà PIVI, penso sia una cosa molto di attualità, ma soprattutto di attualità per chi verrà dopo di noi. Noi siamo qui per un certo periodo, sfruttiamo questa terra e dovremo lasciare la terra in maniera utilizzabile ancora, in maniera che qualcuno possa andare avanti. Per cui l'argomento è fortissimo e guarda caso queste varietà portano la natura al primo posto. Praticamente queste varietà riescono a resistere alle malattie per via naturale. L'uomo è riuscito a isolare queste viti, questa parte genetica della vigna, e si parla di impollinazione, non di OGM, non di lavori fatti a laboratorio, ma un lavoro fatto per impollinazione, è riuscito praticamente a spostare questi cromosomi di resistenza alle malattie da varietà che vivono in ambienti naturali, nei boschi, in America, in Russia, in Cina, in Georgia, insomma, varietà selvatiche che hanno questi geni di resistenza ai tre funghi. E soprattutto i tedeschi sono riusciti a isolare queste varietà, utilizzarle, incrociandole con delle varietà europee, per arrivare finalmente a dei vini che assomigliano a quello che siamo abituati noi a bere, non so, un Riesling, un Sauvignon, un Müller, una qualsiasi varietà, con la resistenza alle malattie. Questa è un'operazione veramente da premiare. Però guarda caso, c'è una specie di blocco a questa evoluzione del mondo viticolo, e potete immaginare chi sta bloccando? L'industria farmaceutica, l'industria degli antiparassitari, la chimica. Voi pensate che ad esempio nell'agricoltura si consumano, non ricordo le cifre, ma paurose quantità di tonnellate di prodotti. La viticoltura rappresenta il 6% circa di quello che è l'agricoltura, però consumiamo il 50-60% degli antiparassitari usati in agricoltura. Cioè il settore vino, il settore vigna, è un settore inquinante, ma parecchio. Poi abbiamo tutto il percorso naturale, biologico, biodinamico e quant'altro, però quel maledetto rame, quel solfato di rame che ci serve per mettere a posto la peronospora, per tenerla sotto controllo, cioè quello c'è, e quello sta inquinando il terreno, quello sta dando dei fastidi a una prossima generazione che arriverà più avanti. Tornando alle varietà PIVI, se riduciamo dell'80% o addirittura del 100% i trattamenti, voi immaginate che mondo pulito potremmo avere nel tempo. E allora questa varietà, scuola tedesca e scuola dell'est. I paesi dell'est, parlo di Cecchia, Ungheria e soprattutto questi due, sono quasi stati costretti negli anni a passare a questo settore della resistenza, incrociando varietà. Perché? Perché una volta mancava il prodotto da trattare, una volta mancava il gasolio per far funzionare il trattore, una volta c'era l'operaio che era ubriaco dalla domenica prima, per cui c'era sempre qualcosa che non andava. E queste viti, praticamente, soffrivano proprio per mancati trattamenti, per tanti, tanti effetti. E lì si sono dati da fare, e oggi abbiamo un patrimonio di varietà resistenti dell'est straordinario. Come azienda noi ci siamo avvicinati, era il 2006 circa, casualmente uno svizzero mi fa assaggiare un vino molto buono e dice: guarda, questo potrebbe essere un'idea per la vostra azienda, perché tu hai sempre voglia di sperimentare, provare, assaggia questo vino. In realtà assaggio il vino, molto buono, ma quello che mi aveva impressionato era un vino resistente alle malattie. Non serviva a trattare, o serviva a trattare in maniera molto limitata. Assaggio il vino, mi è piaciuto, mi do da fare, e poi alla fine succede che il vino era fatto da un amico a Totesino, a pochi chilometri da noi. Io pensavo fosse un vino che arrivava dalla Svizzera, invece Rudi Niedermayer, amico fra l'altro di te presente, e
vado a, così, a conoscere, a capire, a parlare di questo futuro dell'agricoltura e praticamente nasce una scintilla, anche fra l'altro in un momento in cui stiamo sviluppando in Alta Val di Sembra, a 900 metri di altezza, un nuovo vigneto. E così l'idea viene praticamente accomunata a un impianto che sta per nascere. Il problema è che quella varietà non si poteva piantare. Cioè, noi siamo partiti con 4 ettari e mezzo di vigna in un ambiente ideale per queste varietà, però la legislazione non permetteva. E guarda caso, questa legislazione è bloccata soprattutto dagli interessi forti della... Io continuo a dire... dell'industria. Praticamente partiamo nel 2009 con un impianto e non è possibile piantarlo, ma siamo sempre stati un pochino borderline, un po' fuori dagli schemi. E dopo 4 anni, 2013, a Roma viene autorizzata questa varietà e noi abbiamo la fortuna di avere praticamente l'uva in pianta che sta maturando. Per cui raccolta, e abbiamo anticipato un pochino quello che stava succedendo in Italia. Ecco perché siamo abbastanza riconosciuti nel mondo delle varietà pivi, perché siamo stati i primi a fare un impianto importante. C'erano gli altoatesini, ma avevano quasi un giardino di casa, poche vigne, poche bottiglie, non c'era un'impronta importante su queste varietà. Per cui quando siamo usciti con i 4 ettari e mezzo erano già dei numeri importanti di bottiglie, e per me è stato veramente un successo incredibile. Comunque, a parte il successo che abbiamo avuto e tutto il percorso che poi è continuato e qui vedremo cosa abbiamo fatto con questo progetto, tengo ancora a sottolineare questa caratteristica. Pivi vuol dire Pilzwiderstandfähig, una parola tedesca terribile, ma comunque sta per varietà di vite resistente alle malattie fungine. Voi pensate con una parola in tedesco, fa una specie di enciclopedia quasi. E sempre più interesse, oggi in Veneto ad esempio si stanno facendo impianti notevoli, anche per voi. Ma io penso proprio di sì, ma io penso ad esempio a un tavernello, cioè un tavernello del futuro, perché non fare cose di varietà resistente alle malattie? Possiamo pensare anche a altri vini, cioè a vini importanti di alta qualità, con la varietà giusta, con la giusta esposizione, il terroir giusto e quant'altro. Ma perché no un vino industriale che nasce in pianura a costi ridotti, non usando o usando molto meno chimica? Per cui è un futuro della viticoltura molto importante questo. Nel nostro caso ci siamo legati più al mondo tedesco, infatti Freiburg è la scuola enologica che ha sviluppato le varietà che noi usiamo, e le varietà sono il Solaris, che penso conoscete, il Sauvignon Gris, il Muscadis. Queste tre varietà sono le tre varietà bianche, a frutto bianco, che noi usiamo nella nostra azienda. Poi era successo un altro fatto abbastanza casuale e di culo, come dico sempre. Arriva un gruppo di produttori della Moravia, siamo zona Bratislava, zona vicino a Vienna, arrivano in visita, faccio vedere la cantina, assaggiamo vini, e poi una persona di queste, una persona anziana, mi regala una bottiglia e mi dice: questo l'ho fatto io. Ma intendeva, l'ho fatto io come vinificazione, ma l'ho fatto io anche come incrocio per impollinazione. Una varietà della Repubblica Ceca, il nome è Sevar, che nasce da un incrocio, sempre di una varietà resistente alle malattie, con il Sandoram, che è una varietà austriaca. Praticamente nasce un prodotto con un profumo di rosa, come se fosse il bracchetto, il morro d'alba, questi vini, l'areatico, il moscato rosa dell'Alto Adige, questa nota molto floreale di rosa. E quando si è assaggiato il vino dico: porco cane, che meraviglia. 2 settimane dopo eravamo in Repubblica Ceca con Sandri, con Fiorentino, a cercare l'ibridatore, il produttore, e l'abbiamo trovato con grosse difficoltà, perché lì non si parla né tedesco né inglese, per cui immaginatevi che macello col ceco. Ma comunque in qualche maniera ci siamo capiti, abbiamo caricato la macchina di gemme, vegetativo, abbiamo innestato delle viti, abbiamo fatto delle prove, altro mezzo miracolo, e nasce il Cremisi, il nostro prodotto in versione rosa, da un'altra varietà pivi, che in questo caso è il Sevar. Ancora una volta è vietato, non è possibile piantarlo, si pianta con un nome diverso, si chiama
Tommy o Betty o quello che è, comunque l'abbiamo piantato. 4 anni dopo Roma autorizza la varietà, per cui anche questo è a posto, per cui è stato legittimato a un papà, a una mamma, a un passaporto, anche se va. E così sono nate le nostre varietà Agromes. Prima lo zero infinito bianco era il 2013 la prima annata, dopo alcuni anni nasce il Cremisi, versione rosata, e fin dall'inizio sono partito con un altro progetto che assaggeremo dopo, legato a una tecnologia molto, molto antica, fra l'altro, che è quella del perpetuo siciliano. Tutto sto casino, tutto sto progetto nato perché c'era un sogno fino dall'inizio nell'azienda, poi Alessandri, praticamente riuscire a fare un vino senza aggiungere chimica, senza nulla. Perché sembra una cosa banale, no? Dire il vino si fa con l'uva, sì, esatto, si fa con l'uva, ma anche con chiarificanti, stabilizzanti, antiossidanti, insomma tutta una serie di prodotti che fa parte dell'industria alimentare, dell'industria enologica, che però sono dei prodotti esogeni, esterni. La gomma arabica, i tannini, le gelatine, le bentoniti, l'albumina, cioè che tutta una serie, l'acido ascorbico e la solforo, insomma, che tutta una serie di prodotti che nel nostro sogno era quella di evitarli. E con queste varietà, che ci permettono di lavorare senza trattamenti in campagna, siamo arrivati al dunque. Possiamo partire con una base dove non abbiamo usato la chimica in campagna, e in cantina ci abbiamo messo del nostro per lavorare con tecnologia, logicamente, con l'atmosfera controllata, con l'uso dell'azoto, dei gas inerti. Cioè, riuscire a evitare l'aria, l'ossigeno, che è quello che va a ossidare praticamente un prodotto. Se noi evitiamo l'aria, l'ossigeno, riusciamo a poter lavorare in riduzione senza dover usare gli antiossidanti. Questo è il percorso. Lo zero infinito che andremo a bere dopo vive praticamente perché all'interno della bottiglia è a contatto del lievito. Il lievito è un antiossidante straordinario. Finché c'è lui, l'ossigeno sarà consumato dal lievito. Quando non c'è più lievito, il vino comincia a morire. Per cui lo zero infinito, e fra l'altro assaggeremo una bottiglia che ha qualche anno, per farvi vedere anche la durata di un vino che nasce per essere bevuto giovane e fresco, ma anche la possibilità di farsi notare anche dopo 4, 5, 6, 7 anni, quello che è. Questo vive praticamente col suo proprio antiossidante. Stessa cosa il Cremisi, stessa tecnologia, il lievito in bottiglia, il lievito fa da antiossidante. Poi invece l'altro progetto era quello di fare un vino più originale, più ricco, fuori dagli schemi, e mi sono avvicinato al percorso del perpetuo siciliano. Non so se conoscete la storia. 1770 arriva a Marsala, arriva un certo Woodhouse, era un inglese, arriva in zona, assaggia dei vini splendidi e dice: questi assomigliano al Sherry che noi stiamo consumando in Inghilterra, e lì nasce l'industria del Marsala. Lui la fa un po' più breve la cosa, perché utilizza l'alcol di vino, distillato di vino, per fortificare il prodotto, per rendere più veloce il processo e per arrivare a un prodotto commerciale con quantità. In realtà Marsala in quel periodo, poi per gli inglesi Ingham, Woodhouse, e poi per Florio e altre aziende importanti che ne saranno successivamente, nasce un'industria colossale, enorme. E questo nasce da questo Woodhouse. Quando lui comunque arriva a Marsala, lui era un corriere, l'attuale Bartolini, o non so come si può definire, che spostava merce dalla Sicilia in Inghilterra, coi velieri allora. Arriva in queste cantine delle famiglie di Marsala e ogni famiglia aveva una propria dote, più o meno grande in base alla ricchezza, alla nobiltà della famiglia e quant'altro. E da questa botte praticamente si prelevavano i 50 litri per il matrimonio della figlia durante l'anno, o la festa del paese, o l'aperitivo della domenica. Praticamente era la botte del vino importante, non il vino banale o comunque giornaliero che era più, era quasi la benzina di allora per l'operaio che lavorava in campagna o il muratore che stava costruendo. Praticamente c'era il vino commodity e il vino delle feste. E quando Woodhouse assaggia questo vino, lui assaggia da queste botti il vino delle feste.
Perpetuo, perché? Perché con la dominazione spagnola i siciliani hanno capito di utilizzare la tecnica del solera, dove più annate entrano nello stesso vino, allora l'hanno fatta un po' più semplice, una botte unica dentro il vino, quando arriverà la vendemmia, per darla piena a questo vino che è stato un po' scaricato durante l'anno. Queste botti potevano avere una, due, tre, quattro, cinque generazioni, potevano avere più di 100 anni la partenza. E un vino straordinario. C'è un vino che rappresenta questo stile, che è il vecchio Sambri di Marco Levatori, sicuramente lo conoscete, che è un prodotto non fortificato, naturale. E noi abbiamo fatto questa operazione, abbiamo recuperato una vecchia tecnica usandola sulle varietà del futuro, cioè una visione della viticoltura del futuro, però con una tecnica antica. Parliamo del 1870. È nato Perpetuo, poi avremo modo di assaggiarlo. È un vino ancora una volta senza aggiunte esogene, niente, zero. Non c'è lievito perché è una miscela di 12 annate, logicamente è un vino che ha 12 anni, il lievito ormai ha fatto la sua fine. E lì l'antiossidante diventano due prodotti della natura. Uno è l'alcol, e per arrivare all'alcol importante facciamo fare una vendemmia, facciamo una vendemmia tardiva del prodotto con Muffa nobile, la Botrytis, che andrà a concentrare l'acino e porterà l'alcol a 16, 15, 17 gradi l'alcol potenziale. Altro antiossidante presente è il tannino. E il tannino da dov'è che lo otteniamo? Dalla buccia, ma soprattutto dal vinacciolo. Il vinacciolo viene lasciato a contatto, oggi in questo momento la buccia della vendemmia 2022 è ancora a contatto del mosto, perché proprio dobbiamo estrarre ancora tannino, che sarà l'antiossidante che farà vivere questo vino. Per cui una tecnologia antica proiettata nel futuro con queste varietà senza trattamento. È nato il Perpetuo e avremo modo di assaggiare anche quello. Il Perpetuo sono tre uve in realtà, le tre uve bianche. Solaris e Muscaris sono molto sensibili alla botrytis. E queste praticamente vengono attaccate dal fungo, il fungo lo concentra, l'acino diventa quasi un'uva passa, quasi un'uva sultanina. Un Sauternes, conoscete forse le uve di Sauternes, o il Tokaj ungherese, oppure i Trockenbeeren Auslese tedeschi, o comunque tutto il mondo del botrytizzato, quello è un mondo affascinante, bellissimo, e questo ci dà la possibilità. Passo il filo, ta, 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 ta. Ci dà la possibilità alla Botrytis di arrivare a gradazioni alcoliche molto molto alte. Fra l'altro, durante il processo di botrytizzazione dell'uva abbiamo una formazione di glicerina enorme, per cui noi andremo a bere un vino che è secco come un chiodo, però è grasso, è unto, una sensazione molto molto ricca in bocca, data dalla glicerina sviluppata dalla Botrytis. La terza varietà è il Sauvignon Gris, è una varietà tedesca ancora, non ha molti anni come vita, sarà nata negli anni 80, credo 85. È una buccia dal colore rosa, tipo il Traminer o il Pinot Grigio, se lo conoscete. Ha una buccia talmente spessa che è come una suola di una scarpa, per cui non marcisce mai quella, la puoi lasciare fino a gennaio, febbraio in pianta, non marcisce. E quell'uva lì la usiamo come estrattore di tannino, lasciando a contatto di questa buccia il prodotto. Per cui un pressato di Solaris Muscaris, che farà da lievito madre per chi fa il pane, la pizza o quello che si può definire, che farà questo avviamento all'interno della massa di Sauvignon Gris, contatto di 100, 120, 140 giorni sulla buccia, estrazione di tannino antiossidante presente. Assaggeremo anche questo. Abbiamo fatto anche un distillato, facciamo grappe, facciamo distillati di frutta, brandy. Già nel 13, la prima vendemmia che abbiamo fatto una grappa con il Solaris. Abbiamo fatto del brandy, che sta ancora maturando in legno, perché almeno 10 anni ci vogliono per fare un grande brandy, per cui fra qualche anno è ora anche di mettere sul mercato il primo brandy artigianale italiano, fatto in assenza di chimica esogena. Non esiste, ma non esiste neanche a livello mondiale, perché il rame e lo zolfo si usa. Noi no. E abbiamo fatto anche dell'aceto, aceto di
0 infinito. Questo è un prodotto straordinario perché è leggermente aromatico, molto molto fine e sempre puro, una purezza assoluta. E l'ultimo nato è l'Agresto, che assaggeremo anche quello oggi, che è un succo d'uva verde, il vecchio Agresto dei Romani, oggi in maniera moderna è il Verzù, probabilmente lo conoscete, oggi sta entrando moltissimo nella miscela, nei cocktail come parte acida, invece del lime, del limone, succo d'uva verde, e vuol dire praticamente acido malico e acido tartarico di un'uva che deve ancora maturare, per cui tu hai una parte acida ben diversa dall'acido citrico del limone, dall'acido acetico dell'aceto, è un acido molto vestito, molto salato, molto, possiamo dire quasi dolce, anche se è un acido naturale. Si usa in cucina, marinature di pesce, di carni, si usa come fondo di cottura, buonissimo olio e agresto sulle sarde fatte magari alla piastra, una bella pennellata, insomma è un prodotto molto molto versatile, molto molto carino. Questo è un po' il progetto per noi dello Zero Infinito, ci abbiamo fatto veramente un progettone sopra e sono già 6 prodotti, tutti esenti dalla chimica, non c'è nulla. Ma veramente noi tutti gli anni prendiamo questi prodotti, li facciamo analizzare da un laboratorio veneto che va a ricercare 250 principi attivi che sono quelli che si usano in campagna perché possono arrivare o dall'ambiente o quant'altro. E tutti gli anni abbiamo 0. Voi pensate che questo laboratorio usa il nostro vino, lo Zero Infinito, per tarare le macchine. Per tarare le macchine a 0 usa il nostro vino, cioè una roba incredibile. Incredibile e anche semplice da capire, perché in 13 anni abbiamo fatto 3 trattamenti di zolfo, in 13 anni. 2 di questi 3 trattamenti li abbiamo fatti post raccolta. E poi lo zolfo sapete benissimo che voi è un minerale, non è un metallo pesante, non è una molecola di sintesi. Per cui pulizia assoluta, in cantina sappiamo lavorare e poi la distilleria altrettanto e la cetaia altrettanto. Per cui solamente con l'attenzione maniacale dell'uomo nei confronti della natura si riesce ad arrivare a dei prodotti molto molto naturali. Mettilo dentro, te lo dico prima. È corrente qua. La tecnica è corrente. Boh. Allora, penso che possiamo iniziare con lo Zero. Perché a forza di chiacchiere forse un po' di sete arrivato. Bravo, sì, adesso io mi sono perso nelle chiacchiere, comunque siamo in Val di Cembra. La Val di Cembra è una valle bellissima che parte a nord di Trento e è la stessa valle che poi diventerà Val di Fiemme, Val di Fassa, Dolomiti, Marmolada e tutta la parte sciistica del Trentino. La valle sono circa 400 ettari di 400 ettari, tutto terrazzato, tutto a terrazze, muretti, e abbiamo 800 chilometri di muretti a secco, cioè una roba incredibile, è un po' come le Cinque Terre, come la Valtellina, se conoscete, cioè queste valli bellissime per quanto riguarda la viticoltura, con questo lavoro fatto nei tempi straordinario da parte dell'uomo. E siamo a 900 metri di altezza, è una superficie. Si sale sempre di più con questo mezzo, no? Si sale sempre di più, sì, sì. Infatti, quando siamo arrivati lì ci hanno dato dei mati, però in realtà stanno già piantando anche aziende importanti, sempre più in quota in Trentino, anche perché sapete benissimo: Trentino è una terra fertile per quanto riguarda bollicine, Ferrari in primis, ma tante altre aziende molto, molto quotate. E oggi la tendenza è quello di spostarsi. Ogni 100 metri di altitudine abbiamo mezzo grado in meno, e mezzo grado in meno nella media annuale è una quantità notevole, per cui spostandosi verso l'alto abbiamo dei risultati che sono poi quelli che vediamo nei bicchieri. Cose del Trentino. Ma Madonna mia. Allora, volevo dirvi, stiamo servendo adesso un piattino con 3 pietanze. Allora, la prima è la mortadella, e è una mortadella di maialino in Nero di Nebrodi, una piccola azienda artigianale che rappresentiamo noi,
che abbineremo con lo zero infinito. Dopodiché abbiamo crostino con patè di olive e olive di una piccola azienda pugliese. Le olive sono fermentate al naturale, quindi senza diciamo, l'intervento di agenti chimici, fermentate per più di un anno in acqua e sale, e il patè di olive è semplicemente olive e olio extravergine. E, diciamo, sia il patè che le olive sono da abbinare al perpetuo, quindi la mortadella con zero infinito e cremisi e col perpetuo olive e patè di olive. Grazie. Ottimo. Lo zero infinito, domani sarebbe il primo giorno di messa sul mercato, in realtà l'abbiamo anticipato di un giorno a Roma perché bisognava farlo con un'occasione del genere, parlare di varietà PIVI, del progetto zero infinito, è il primo che viene praticamente versato quest'anno al pubblico, perché fino a domani era tassativo, no, partiamo col 21 marzo, primo giorno di primavera. Abbiamo un po' imitato quello che succedeva una volta con il Beaujolais Nouveau, non so se vi ricordate, Francia, il terzo venerdì, mi sembra, del mese di novembre, non mi ricordo la data, ma comunque c'era una data molto, molto rigida, e abbiamo fatto anche noi così da quando siamo nati, con il 2013. 21 marzo si parte con la vendita dello zero infinito. E il prodotto è stato leggermente agitato, anche per avere un po' un'uniformità su tutti i tavoli. Io mi ero dato da fare fin dall'origine con la bottiglia chiara, per poterlo decantare. Cioè, io pensavo, la gente, fra l'altro facevo di tutto per avere un deposito molto, molto compatto all'interno della bottiglia, c'è cioè la frigo, meno 5, c'è tutta una serie di tecnologie per arrivare a un deposito compattato, poi mettilo sul mercato, 90% dei clienti, allora io tutto il mio lavoro non serve a nulla, e fate quello che volete in realtà. La mia idea di zero infinito sarebbe annusare da un bicchiere limpido, però viene da un bicchiere torbido, cioè in bocca è una meraviglia. Quando hai il lievito, il sale, il cremor tartaro, tutto all'interno, hai una sensazione di piacevolezza che l'è unica. Il naso magari è un po' più chiaro nel travasato, nel decantato. Invece per quanto riguarda l'annata vecchia che andremo a assaggiare dopo, essendo il lievito maturo a qualche anno, il lievito va in direzione glutammato, direzione dado, che è un'evoluzione, è la reazione di Maillard che porta a queste note evolute, e allora a quel punto lì forse è meglio berlo bello limpido. E così ho portato le bottiglie col deposito in punta e con questa tecnica andremo a pulirlo semplicemente. Intanto ditemi due parole sul 22, l'ultima annata, l'ultimo prodotto messo sul mercato con domani. Ormai sono anni che abbiamo trovato anche la giusta. Che sentori ha? I sentori, ditemelo voi i sentori, perché io ho un'idea abbastanza chiara dopo tanti anni, però vorrei sentire un pochino qualche vostro commento, perché qui frutta se n'è ma tanta, ci sono le note tropicali, banana, maracuja, mango, tanto, ci sono gli agrumi, E c'è la frutta gialla, cioè qui è un mix che uno può star lì veramente a divertirsi, perché parte subito albicocca pesca. Infatti quando abbiamo fatto il primo anno questo vino, eravamo al Vinitaly e la critica era: ma avete fatto il Bellini? Cioè la gente pensava che avessimo fatto un mix di un vino spumante o frizzante con del succo di pesca. Questo è il nostro vino, questo è il risultato di questa varietà, perché è un'unica varietà, è solamente Solaris. È denso? Sì, l'abbiamo servito diciamo con un lievito in sospensione, di modo che tutti quanti avevate più o meno la stessa uniformità. Domanda in fondo? No, perché domanda è un complimento, nel senso che rispetto alle annate precedenti, è vero quando che avete trovato la quadra con la percezione zuccherina, perché prima quando ricordo questo anche nella sua dolcezza, invece adesso c'è la nota agrumata della fata padrona, quindi comunque per la frutta
primi anni forse era un po' più piaceva moltissimo, ma non a tutti. Ad esempio a me piace così, a me piace come? Forse era il primo anno era un po' più no, il secondo era il 14. Il 14, non so se ve lo ricordate, il 14 assomiglia moltissimo a questo. E questo è Pompelmo, le note Pompelmo rosa, guarda. Anzi, c'è un descrittore che io trovo sempre e poi vi racconto perché. Il bergamotto. Avete notato il bergamotto? E questo arriva perché abbiamo isolato, fra l'altro, un lievito autoctono indigeno che si chiama Paradoxus. È un ragionamento un po' complicato, però forse due parole possiamo farle. Circa 8 anni fa, 10 anni fa, abbiamo fatto un prelievo dalla campagna, siamo a 900 metri, con dei sacchettini di plastica, due biologhe di Padova, tagliando l'acino, il grappolo, è stato messo in un sacchetto, chiuso, poi questi 80 sacchetti sono stati fatti. Poi questi sacchetti sono stati schiacciati dall'esterno, è partita una fermentazione spontanea all'interno, e poi siamo andati a vedere che cavolo dei lieviti erano presenti. E ne abbiamo visti di tutti i colori. Poi selezioni, siamo arrivati a due ceppi. Uno era un cerevisio classico, quello che si usa nella birra, nel pane, nell'enologia. E poi c'era un lievito un po' strano e viene definito, classificato Saccharomyces paradoxus. Queste due biologhe mi dicono, guarda, questo è un lievito apiculato, indigeno, lavorerà fino a 4-5 gradi e poi smette e dovete logicamente trovare altri mostro lievito o comunque qualcosa che fermenti e porti avanti la fermentazione. Noi abbiamo tentato di farlo lavorare da solo, questo Paradoxus, e lui probabilmente non sa che deve finire a 4 gradi e mezzo. E lui finisce e lui va avanti, arriva a 12, insomma dove deve arrivare. Arriva alla fine della fermentazione con una lentezza unica, molto lento, però fa tutto il suo lavoro. È un po' come quel bombolone, no? Che pesa, non potrebbe volare, ma lui non lo sa e vola. E questo praticamente, sto lievito Paradoxus, è la stessa identica cosa. Non ha letto i testi, non ha letto la documentazione bibliografica sulla sua vita, sulla sua... La limitazione non va, solo lui non ci pensa, va avanti e praticamente fermenta. Un terzo del nostro zero infinito, un terzo è fatto in purezza con questo Paradoxus. Poi entra in combinazione con dei lieviti indigeni però selezionati, da noi non si lascia al caso nessuna fermentazione, cioè prima viene testata e poi viene usata come lievito madre, se possiamo definirlo tale. Per cui è anche un po' particolare nella lavorazione, e questo ci siamo arrivati dopo un po' di anni, insomma non è che nasci imparato. Ma la massa la fermentate separatamente? Come? La massa la fermentate separatamente? Bravissimo, sono tre serbatoi di solito e uno dei tre viene inoculato dopo la pulizia del mosto dal Paradoxus, che è un laboratorio di Oderzo, siamo in Veneto, ci prepara tutti gli anni. Io chiamo, loro hanno la banca dati col mio lievito, viene moltiplicato e ti danno una tannica tipo uno yogurt, una roba del genere, e è il tuo lievito in pasta che andremo a usare in purezza su questo tanno. In purezza è un po' esagerato, perché in realtà noi abbiamo una tecnica un po' particolare, ve la spiego veloce. Uva, prima cosa viene raffreddata, tutta l'uva viene raffreddata a 6 gradi, per l'aspetto enzimatico. Se voi mettete una mela, la tagliate a metà al caldo, diventa scura subito. Se la mettete in frigo, insomma, ci mette un po' di tempo a diventare scura. E sto pensando a quella roba lì. Speriamo di non fare così. Un attimo solo che controlliamo, perché non vorrei... Lì fanno una sboccatura, quindi poi dopo... Sì. La massa. Bisogna metterli, se stanno già a vedere. Quando aprite qualche bottiglia, anche solo un calice, se lo apri, dove stanno quelle bottiglie. Abbiamo già creato un piano, uno, due, tre, cioè. Mi sono perso a chiacchiere, scusate, ma con la mia gelatiera qua bisogna essere più attenti. Vabbè, possiamo anche servirlo dopo, no? Sì, lascia, la sera un attimo. Hai spento già? Ho spento la macchinetta, adesso lo rivediamo se si...
se torna giù. Andiamo. Ho fatto troppo ghiacciolo. Andiamo con Travis, lo aspettiamo. Finiamo dopo la chiacchierata, vediamo se riusciamo a aprire queste bottiglie. Allora. Allora, cos'è che ho combinato? Questo è un 2015, è un zero infinito dell'annata 2015, è stato messo in piedi, il deposito è finito tutto sul collo della bottiglia. E con questa macchina, che in realtà è una gelatiera della DeLonghi, molto semplice, ho messo della grappa all'interno. La grappa a 45 gradi circa può andare sotto zero tranquillamente perché non gela e diventa il liquido congelante. Quello che usano nell'industria di pellicole in realtà. Anziché usare il pellicole usiamo la grappa. Molto meglio. E con questa macchina ho creato un blocchetto di ghiaccio che doveva essere 3 cm, qui è diventato molto di più. E allora vediamo se riesco ad aprirlo o cosa cavolo succede. Dovremmo farcela forse, vedete il blocco di ghiaccio verso l'alto, tutto il deposito, parecchio, è tutto verso il tappo corona. In questo caso prendiamo il nostro sboccatore da passeggio, questa è un'idea messa a punto qualche anno fa, con lo scarica pressione, perché la prima volta che l'ho usato avevo dei tedeschi davanti. Ah, non ho lavato due tedeschi e dico qua devo trovare una soluzione un po' più carina, ho fatto uno scaricatore di pressione. Eccolo qua, ha funzionato, allora facciamo anche le altre. Praticamente abbiamo tolto il deposito in maniera corretta, pulita. Scusa. La pressione purtroppo non è molto alta, saremo sui 2,5-3, perché un frizzante sapete benissimo che non può avere più di 2,5. Infatti abbiamo avuto qualche guaio perché l'anno scorso eravamo 2,8 circa e mi sono sequestrato la partita, ma era tutta finita, per cui l'hanno sequestrato nulla, l'hanno sequestrato per fortuna. Vedete che lo svuotatore è una meraviglia. Ogni ragazza dovrebbe avere una fossetta per fare un passeggio per l'estate. Eccolo qua. Ha funzionato oltre il dovuto. Meno male. Pensavamo anche di farli da vendere, ma non abbiamo avuto un po' di qua c'è un po' di deposito, ma appena appena non è un problema. Ero rimasto al... cos'è che era la domanda ultima che dovevo rispondere? Non mi ricordo più, guarda. Aiutatemi. Le masse, allora due serbatoi fanno il percorso, come dicevo, con i lieviti selezionati indigeni però controllati e un tank fa una fermentazione a sé. Stavo dicendo che, parlavo di uva raffreddata, 6 gradi, l'uva viene lavata e voi mi dite ma perché la lavi se non l'hai trattata? In realtà abbiamo dei problemi nell'ambiente. Quante volte avete visto, non so, un lenzuolo messo fuori dalla finestra dopo una settimana è grigio o nero? Le piogge acidi, le polveri sottili, è tutto questo mondo della Madonna. Comunque l'uva noi la laviamo, comunque. L'uva viene lavorata in atmosfera controllata, quello che dicevo prima usando i gas nobili, praticamente abbiamo fatto una tecnica, l'abbiamo anche brevettata, una mongolfiera che collabora con la pressa. L'uva e il mosto è sempre a contatto di azoto, mai di ossigeno. Non servono gli antiossidanti. Ecco perché possiamo fare un vino come questo senza dover mettere chimica esterna. Prima di partire con la fermentazione facciamo la stabulazione, non so se conoscete dal punto di vista tecnico questa pratica, praticamente il mosto una volta pressato è torbido, è molto torbido.
tutte le parti fini della buccia, della polpa, sono in sospensione nel mosto, poi durante la notte precipita, va sul fondo e fa la feccia sotto, questo fondo di deposito dolce. E noi il giorno dopo mettiamo un agitatore, rimettiamo in moto tutta questa massa e facciamo lavorare la parte enzimatica biologica dell'uva. Ci sono dei lieviti e degli enzimi di conseguenza che cominciano a muoversi, a lavorare. La famosa fermentazione spontanea, la famosa fermentazione con lieviti indigeni è un po' questo, cioè far lavorare quello che in natura succederebbe. Noi spostiamo il tempo 3, 4, 5 giorni, a un certo punto parte una fermentazione spontanea e cosa succede? Si crea un po' di CO2 e la CO2 porta verso l'alto la parte solida. Flottazione si chiama questa. E questa si faceva un tempo nella zona del Moscato d'Asti, parlo di 150, 70, 100 anni fa, e era quasi il compito della moglie o dei figli del vignaiolo continuare a salire sul tank, sulla vasca di servito, allora, controllare com'era il mosto sopra in superficie, e quando si vedeva questa parte marron, questa schiuma che stava salendo, in quel momento preciso bisognava travasare il mosto. C'era una flottazione naturale, spontanea. Oggi con la tecnologia sta arrivando questa coperta, si chiama, questa coperta che sta salendo. Nel preciso momento che vediamo la coperta, facciamo noi la flottazione. Con dell'azoto carichiamo il mosto di bollicine e tutta la parte solida va in alto, toglie il mosto, limpido, perfetto. E abbiamo praticamente usato una tecnica naturale, solo incrementata dalla tecnologia. In questa maniera riusciamo ad avere un prodotto pulito che andrà in fermentazione, una parte con dei lieviti che hanno già lavorato loro, che hanno già creato la coperta e anche tutta la parte enzimatica, aromatica e quant'altro. E poi abbiamo già pronte le nostre, non sono più damigiane, ma sono dei contenitori, quelli dell'olio, che sono poi lo starter per la fermentazione. Mi sono spiegato questo poco? Per cui abbiamo sempre una fase naturale spontanea data dalla stabulazione, si chiama, cioè lasciare a contatto. Bella domanda questa, bravo. Tu sei tecnico probabilmente, eh? O fai vino magari. Questo lo facciamo da non tantissimi anni, perché qualche anno fa abbiamo messo a punto un sistema in cantina con delle piastre di raffreddamento dove non gira glicole ma grappa. Quello che ho fatto qua adesso lo facciamo anche in cantina. Noi non usiamo glicole, proprio per la paura di non avere un giorno un inquinamento, una guarnizione rotta, una saldatura ossidata. Sai quanti danni ha fatto il glicole nelle cantine? Robe incredibili, anche grandi nomi, vini molto blasonati. Se c'è una perdita e c'è questo travaso di glicole nel vino, il vino è fuori legge, ma soprattutto non puoi neanche distillarlo. Voi pensate, è un prodotto, è un rifiuto speciale. Per evitare questo, grappa. Da quando abbiamo questa tecnologia in cantina posso fare la stabilizzazione per 4, 5, 6, 8 giorni, perché lo tengo a 5 gradi o anche 4 o anche 3. Cioè posso scendere nella temperatura, perché la grappa che gira all'interno è a meno 6 e a meno 6 riesci a bloccare la temperatura. Ok? Questo lo facciamo da 5-6 anni circa. Infatti abbiamo migliorato molto anche nell'aspetto aromatico. Tutti i nostri vini sono fatti in questa maniera adesso, tutti i vari Muller, Traminer, Sauvignon, tutti fatti con la stabulazione per avere più ricchezza. Senza buccia. Io sono un po' contrario alla buccia sui bianchi. Vabbè, quello è basilare, quello è basilare. Non so, questo vino qua ad esempio, noi andiamo con la prima pressata, forse la seconda, arriviamo al 60%, poi basta. Tutto quello che uscirà dopo, che ce n'è ancora un 0,8, 0,9, dipende molto dall'uva e compagnia. Comunque 60%, quando nel tank arrivo al valore del 60% rispetto al peso dell'uva, a quel punto lì diventerà torchiato, è una brutta parola, ma diventerà aceto, brandy e basta, questi due prodotti. Cioè non si butta nulla in cantina, mai nulla. Buono. Avete già versato anche il secondo? Com'è il secondo?
Sì, è incredibile. Questo ha sette anni, non ha un nulla, non ha solforosa, non ha niente, e senti ancora la fragranza di questo vino. E questo acquista un po' delle note verso il Riesling, verso gli idrocarburi, ma questa è l'evoluzione di tutti i bianchi verso le note di un po' di cherosene, gasolio, naftalina, quelle note di idrocarburo che è un po' il carattere distintivo di un vino bianco di qualche anno. È molto integro ancora, no? Sentite che è una roba... Il lavaggio delle bucce, qua dice l'effetto di acuzzi, che cos'è il lavaggio delle uve? Sì, delle quello che dicevo prima con questo... Gli acuzzi, perché sono delle bolle che creano questo movimento, whirlpool, nella piscina proprio. Abbiamo una piscina apposta, scarichiamo l'uva nella piscina. Praticamente... Il succo di lampone. Il succo di lampone, perfetto. Comunque Cadelbosco lo dice che sei stato qui. Adesso lo dice sì Cadelbosco, meno male. Adesso lo dice. Milioni di euro, sì. Ah, meno male. Sì, in realtà il lavaggio dell'uva... Interessante il lavaggio con la tradizionale, ma logico. E soprattutto è molto importante sui rossi. Perché i rossi? Perché i rossi rimangono a contatto della buccia. Il bianco, quello che dicevo prima, la pressatura, il mosto va in tank, la decantazione porta via l'80% degli inquinanti presenti. Però te quando fai un rosso, che il rosso rimane tutta la buccia a contatto del mosto, quel rosso avrà tutto l'inquinamento presente sulla stessa. Per cui il lavaggio dell'uva sulle varietà rosse sarebbe quasi indispensabile. Però oggi la tendenza della viticoltura è raccolta macchina, per cui capisci che va tutto contro la modernizzazione, l'economia, raccogliere la macchina, tu hai rotto l'acino, quello lì non lo lavi più, perché dall'acino tolto il raspo uscirà del mosto, entrerà dell'acqua, per cui fai un macello. L'uva deve essere raccolta a mano e deve essere integra. Abbiamo tipo un autolavaggio, praticamente il passaggio è su un piano vibrante, con tre turbine, tipo quando lavi la macchina, no? Le spazzole ti lavano l'auto, dopodiché le turbine ti asciugano la macchina. Stessa cosa l'avevo fatto. E la macchina ha incominciato a funzionare nel 2007, Cadelbosco è arrivato nel 2013, per cui sei anni dopo, insomma, rispetto a noi. Ma all'inizio si parlava solo di quello, poi in realtà... La nostra era lì da sei anni, insomma. E qualcuno l'aveva fotografata, vista, ne aveva parlato. Poi sai benissimo i giornalisti che diventano anche un po' aggressivi. Ma come se l'ho vista lì e te mi dici che... C'è tutta una storia un po' da ridere. Che settoriale? Scusami, il secondo? No, burro assolutamente no. Piuttosto. Io direi il glutammato è una cosa un po' distante, però una nota quasi di umami. Sono note evolute, note mature. Non è ancora ossidazione, il tappo corona è un tappo straordinario che non fa passare ossigeno, per cui note un po' tostate, ma siamo sempre sul burro no, perché non deve fare la malolattica, se ci fa la malolattica siamo messi male. Perché ha un pH molto basso, no, perché la malolattica, allora, quante volte vi è capitato di bere dei vini ancestrali, non so se li bevete spesso, che non sono tanto in ordine. Io ne bevo una montagna perché continuano a mandarmi o campioni, amici, produttori e compagnia bella, e tante volte metti il naso e non sai se sono piedi, crauti, io, una roba incredibile, e a volte è proprio un bel caos. E questi sono dovuti a batteri, che siano della malolattica o che siano altri problemi ancora, l'odore del topo, l'odore del tipo, una roba... C'è la valutazione adesso, ovviamente, no? Sì, il topo, souris, no? Dicono i francesi, souris o souris adesso, non so il francese. Comunque è uno dei caratteri distintivi di molti vini dove è naturale, non si usa la solforosa, tutto lasciato al caso. E nel vino non è il caso di lasciare al caso.
questo è il mio slogan, cioè tutto deve essere guidato, controllato, tutto deve essere accompagnato. Guai fare un vino e tanto la natura ci pensa lei. La natura, lei pensa a fare uva per procreare la specie, non pensa a noi per fare il vino. Il vino è un prodotto dell'uomo. Il vino naturale è una stronzata, il nome naturale non esiste. Eh no. Bella, trovi di vada. Comunque il bello, insomma, è no, no, sbagli anche te, non diventa aceto, diventa acqua e CO2. Siccome io faccio aceto e so cosa vuol dire fare aceto, è un prodotto dell'uomo a metà situazione. La fine dell'uva è acqua e CO2. A me è successa un'esperienza, ve la racconto perché è simpatica. Anni fa, festa della birra in cantina, già una cosa un po' originale, però noi facciamo la nostra beer fest con la birra dell'Augustiner di Monaco, buonissima. Il Braumeister, il master birraio, era un amico perché adesso non c'è più in quell'azienda, ma comunque facevamo la grande festa e mi sono avanzati due fusti di birra. Io buttarli via è un peccato, faccio un aceto, per cui inoculo con un po' di aceto di vino bianco, faccio il mio aceto, un fusto è diventato un aceto molto buono, l'altro è diventato acqua e CO2. Zero acidità, zero alcol, anche cattivo peraltro. E quello è il risultato della natura. Cioè la natura porta acqua e CO2. Si dice aceto è un prodotto intermedio, voluto dall'uomo, per cui è ancora un'opera di intelletto. Perché per fare un aceto non è facile. Magari che il vino ti vada in aceto può succedere. Fare un grande aceto è molto difficile. Infatti anch'io ho impiegato degli anni e pensavo fosse una cosa semplice, ma non è così. È difficile quando cambio batterie. Eccoci qua, allora arriviamo al Sevar. In questo caso è solo Sevar. Negli anni precedenti c'era un po' di Sauvignon Gris, perché la produzione di Sevar era piuttosto bassa per un problema legato ai cervi. I cervi sono molto ghiotti dell'uva e ci hanno fatto dei danni colossali negli anni precedenti. Quest'anno, la vendemmia 2022, con una tecnica giapponese siamo riusciti con degli ultrasuoni a tenerli un po' distanti e finalmente abbiamo qualche bottiglia da vendere, perché sennò era dura. Buona questa, eh? Mamma mia, incredibile. Compro subito 12 bottiglie del caso. Prendilo subito perché poi fra due mesi sarà finito. Mesi, no, questo qua è un prodotto incredibile, questa rosa che nominavo prima, molto petalo di rosa, sembra quasi un traminer alsaziano, quasi va verso, ma siamo sempre sui 12 gradi, 11,80, 12 gradi, siamo uguali. Il Sevar ha già 10, no, ma no, le abbiamo piantate nel 2009 le prime di Solaris, per cui hanno 15 anni Solaris, questa ne ha 11 anni. Però cominciavano ad essere belle piante, ma rispetto ai primi anni è un'altra cosa qui. C'era un po' di Sauvignon Gris, i primi anni era un po' diluito, possiamo dire, con un bianco, non era in purezza. Questo è puro. Sì, sì, eccezionale. No, questo è molto più denso rispetto. Se lo diluissi con un po' di bianco, però non ce n'era, per poterlo fare bisognava mettere un po' d'uva almeno da riempire una pressa, insomma da fare un po' di materia. Sì, qui è un'altra cosa, il pH è più alto, l'acidità è inferiore, però è un ottimo vino da salumi, da merenda, da festa, da giornata calda. Pericoloso un vino così, ma come lo è l'altro, attenzione. Esatto. Benvenuta primavera. Poi il colore è bellissimo, no? Questo cremisi nasce proprio dal rosso cremisi, che è il colore, non so se lo sapete, della cocciniglia, quella che viene usata o veniva usata nel Campari. Sapete che il Campari è fatto con un colorante naturale? No, ancora naturale, però penso non usano più la cocciniglia, ma usano un fungo che usano per il riso. Ultimamente io che sono vegano, tra virgolette, fino a qualche anno qua non bevevo Campari, Aperol, erano tutte di origine animale. E venimo. Io ero 2 settimane fa in Tenerife,
e lì si fa la raccolta della cocciniglia dal fico d'India, perché cresce sul fico d'India. E fra l'altro abbiamo fatto anche un video, sta cocciniglia, te la schiacci, esse il colore del Martini, del Campari, esse questo. No, questa è la cocciniglia della vite, questa è una cocciniglia dei piani ornamentali, che da quest'anno al vaso, allora sto a studiare perché è una cosa molto strana. Ho capito. Comunque è una cocciniglia che il corpo, se te lo schiacci, è rosso, rosso carminio, è proprio un rosso incredibile. E il nome l'abbiamo dato. Ah, guarda qua. Si può attaccare dal telefono al... No, no. Non si può. Comunque è qua. Non l'avevo mai vista dal vivo e lì sti signori vanno a toglierla con un raschietto. Quella lì è la cucina. Ma lo trovo molto buono anch'io, a dire la verità. Non so se è a Roma la giornata o cosa. Ma abbiamo in cantina dei bravi collaboratori, proprio bravi. Perché qui, come ripeto, è un lavoro continuo. Cioè, guai lasciare al caso, guai. Tutti i giorni bisogna essere lì con un bicchiere in mano, con l'occhio attento, il naso soprattutto, perché basta una piccola deviazione e fai dei disastri pazzeschi. E quanti vini purtroppo beviamo non chiari? Deve essere un ancestrale molto importante. Qui siamo invece ancora sulla gioia, sulla spensieratezza, sull'allegria. Grazie. L'altro già, io ho bisogno di essere più concentrata per bere. Non lo dico per sminuire. Qui, ecco, se voglio essere contenta, se voglio essere allegra... Diventa ancora più facile la beva, sì. Anche se in realtà lo zero è pericoloso, eh? Cioè, te bevi una bottiglia, lo vuoti. Estate, caldo, lo prendi dal frigo, madonna che roba. Secondo me il vino va bevuto. Facciamo il vino, per girare le bottiglie, della cantina, delle cose. Sì, ma nel momento giusto... Sì, sono d'accordo con te. Non capisco, scusa. Cioè, il trend, secondo me, sicuramente il vino deve essere un vino di piacere, insomma. Bene, ci sono altre domande in merito ai vini qua? Perché se cominciamo a parlare tutti penso un casino che non riusciamo più a venirne fuori. Bravi, anche bravi. Questo è lo Zero Infinito, è il primo prodotto di questo progetto Zero, che siamo arrivati a 6 prodotti. Il secondo è Zero Infinito, sempre con lo stesso logo, c'è uno zero col segno all'interno. Come? La differenza tra questo e questo è il vino sboccato. Ma sono anche due annate diverse. I primi due praticamente vi ha solo voluto far capire che non è un vino che dura 6 mesi e poi si dimentica. È un vino che ha 7 anni, o quasi 8, è ancora integro, ancora piacevole, ancora godibile. Bravissima. Bravissimo. 22, l'ultimo nato, la vendemmia ultima dell'anno scorso, il 22, in vendita con domani. L'altro invece parte dalla nostra cantina privata, perché non è in vendita l'altro. Ho solo portato 3 bottiglie della mia scorta per poter far capire che è un vino che dura nel tempo. Perché probabilmente ami i vini bianchi importanti. E fra l'altro è pulito, è stato sboccato con la gelatiera. Potete allora il tempo addolcisce i vini. Tutti i vini bianchi appena imbottigliati sono un po' aggressivi, sono un po' taglienti. Lo stesso vino lo bevi dopo alcuni anni e dici, ma come? Non me lo ricordavo così.
come se si dolcificasse il vino, si allarga, un po' è anche l'ossidazione, la maturazione che allarga il gusto e te hai una sensazione più calda in bocca. Vino fresco, giovane e tagliente, lo stesso vino dopo qualche anno diventa molto più... A te è piaciuto il secondo comunque? Bene, bene. Ma io invece resto sull'idea che il miscelarlo ti distacca troppo dall'idea di bere vino. Non è un discorso di positivo o negativo, è un qualcosa di troppo distante dall'idea di... Non di troppo, di tanto distante dall'idea di bere un vino. Sai che penso... Secondo me ci trovi un milione di utilità da farci una volta che rimane sul fondo. Ah, infatti. Anche in cucina, paradossalmente. Vi dico cosa facciamo a casa, io e mia moglie, io ho la bottiglia in frigo a 6-7 gradi, per cui fresca, tolgo la bottiglia, verso due bicchieri limpidi come aperitivo, poi lo metto in una caraffa con un po' di deposito. Il deposito lo uso col risotto, però la cottura del risotto dura 18 minuti, 20 minuti, il vino che dovrebbe servire per l'abbinamento è già finito. Devi aprire un altro bottiglia, ma non è problema. E ricominciamo da zero. E altro risotto per gli amici. Numero, accezione, positivo o negativo, cioè proprio per un discorso di bere, come dicevo prima, di bere vino, ci dà almeno l'impressione di... Sai cosa? Uno, oggi la moda... Tanto estremo, positivo o negativo... L'estremo. Oggi la moda è vino naturale, col fondo... ancestrale, e allora famolo strano, è tutto come se fosse una birra Weizen, uguale, come se fosse una birra, e sono tanti giovani i clienti di questo vino, noi abbiamo conquistato un mondo incredibile con lo Zero Infinito, in tre mesi finisce, e allora abbiamo scritto Zero Infinito, con un pennarello togliamo la in e resta Zero Finito, e così abbiamo risolto anche il problema. A parte la battutaccia. Mario, iniziamo con te. Se volete pulire uno dei bicchieri con un po' d'acqua, perché arriverà il perpetuo. Ah, ecco, domanda? Dimmi. Silenzio, per favore, grazie. Un po' più greve, secondo me è molto meglio pulirlo, un ancestrale con la feccia è un po' come un metodo classico, per dire, no? Un metodo classico, se fosse servito dopo, non so, 10 anni di sosta sul lievito, col lievito, non è un granché, va tolto, perché ha queste note, come dicevo prima, quasi di glutammato, note di umami, cioè troppo intenso. Lo pulisci, è sempre saporito, come diceva la signora prima, è sempre gustoso, però non esagerato. Se fosse col deposito soffre un pochino. Infatti questa tecnica è una tecnica molto semplice che potete fare anche a casa. Una gelatiera, se avete un locale, un liquido che può essere una vodka, può essere una grappa, può essere quello che volete, congelarlo, anziché fare ad esempio come fa Movia, avete visto ancora Movia, no? con l'acqua fanno la sboccatura nel secchiello, nell'acqua, però è un macello, io vedo che è troppo brigoso, questo invece è facilissimo, lo immergi 7 minuti, infatti prima mi sono un po' addormentato, ma comunque 7 minuti di tempo e te lavori, ogni 7 minuti prelevi una bottiglia e ne metti un'altra. Dovessi avere un locale, un wine bar, non so cosa, magari con un metodo classico di un amico che ti dà le bottiglie col fondo e te te lo metti in punta o te lo porta lui col fondo sulla punta della bottiglia, sarebbe una cosa fantastica. Servire un metodo classico senza dosaggio, senza solforose, sarebbe per un locale, magari uno che giovani, che lavora, che sarebbe un'idea fantastica, e magari hai 3-4 amici che fanno un po' di metodo classico, portami 20 bottiglie o quello che è e te le hai in punta, accendi l'affare del frigo lì, 7 minuti, tac, e fai la roba incredibile. Io sono stato invitato al Asolo Golf Club
di Benetton su Veneto, grazie, e ho portato sto affare qua, c'erano 120 persone e ho dato da bere a 120 persone. Così. E che era sti qua che erano tutti fuori di testa, insomma, tutti fuori di testa. E erano tanti produttori di Prosecco. È una cretinata in realtà. Però sono arrivato a quell'affare lì e ogni tanto lo uso per fare un po' di commedia. Però uno che ci lavora potrebbe essere un modo per lavorare in maniera un po' diversa, un po' più originale. Perpetuo. È un po' torbido, ma chi se ne frega tanto ormai. I vini naturali accettiamo tutto, purché non puzzino, questo è il mio problema. Insomma, quel vino deve essere piacere e non repulsione. Questo è un 11 anni circa, 2009 è la prima annata che entra in combinazione, e è quello che vi dicevo prima, no? Questa macerazione di 100-120 giorni sulla buccia, due varietà con Botrytis, una no, miscela, adesso abbiamo comperato la botte finalmente grande da 30 ettolitri, dove tutte le mie botti da 3 ettolitri e mezzo finiranno, per essere ancora più rispettosi della storia siciliana, perché fino adesso ho lavorato con delle botti piccole da 3 e mezzo, però non era quello che avevo in testa. Col prossimo anno partiremo con il progetto proprio fino all'ultimo dettaglio, per cui una botte da 30 ettolitri ogni anno preleveremo 6-7 ettolitri, quello che serve per l'imbottigliamento, e daremo la piena con la vendemmia che sta per arrivare dopo un anno, due anni di botte piccola. Dobbiamo stabilizzare il vino. Normalmente si tende più a riempire il vecchio con il nuovo che non tanto nuovo con poco vecchio, per mandare avanti, diciamo, su una botte di 30, lo diceva. Sì, tra al massimo 8 ettolitri, una roba del genere. Però deve entrare pulito, capisci? Sì. Per ora insomma abbiamo fatto quello che abbiamo potuto con queste botti. Potresti togliere 20 e rimettere 20 nuove. No, massimo un terzo. Massimo un terzo. No, deve rimanere. Si tende a formare il vecchio con il nuovo e non viceversa. Bravo. Sì, non è un prelievo importante, come ad esempio certi champagne che fanno da perpetuo. Dalla vasca prelevano più della metà e dopo danno la piena con l'altro. Cioè lì è un po' diversa la cosa. Qui deve essere un lavoro di rispetto della qualità del vino, per cui devi avere la base antica per portare questa nota ossidativa. Questo naso, qui voi mettete il naso e siete a Pantelleria, cioè una roba incredibile, sembra quasi il Bernier di Donna Fugata come naso, ricorda un po' il moscato. È poco grasso, ma il naso poi rimane molto più... Ah, è secco, eh? È più trentino. Quando lo metti in bocca è una sberla questo affare qua, eh? Proprio tatam, ma che cavolo di vino hanno fatto, sti qua sono fuori. E ti ricorda l'Alto Piemonte, conoscete i nebbioli dell'Alto Piemonte, Gattinara, Ghemmi, tutto quel mondo del Boca, bravissimo, tutto quel mondo, voi sentite in bocca questo tannino avvolgente, sembra un rosso, se questo fosse servito in un bicchiere nero, te gli dissi questo è un rosso. Il naso te pensi a un vino dolce del sud Italia, bellissimo. Te fai un viaggio in Italia, parti dalla Val di Cembra, fra l'altro porfido, origine vulcanica, metti il naso, sei a Pantelleria, origine vulcanica, lo metti in bocca, sei nell'Alto Piemonte, origine vulcanica, cioè praticamente è un giro di vulcani in Italia, e hai fatto giro d'Italia spendendo nulla, con un bicchiere di vino, gratis, anziché con la Ryanair ti arrangi con una bottiglia e poi è Alessandro. Sei il numero uno. Questo è un vino che a me piace da morire, provatelo a casa, burro, pane e acciughe, sì. Incredibile, un piatto di spaghetti con la bottarda, da volare. Anche le ostriche. Infatti, Madonna le ostriche. Sì, come? C'è un po'. Alza la voce che ti sentono tutti. Dalla Sardegna hai preso qualcosa rispetto a questo vino? Io sono un ladro di vino, no? Quando mi sono presentato da Roscioli il titolo era Ladri di vino. Io sono un ladro, infatti la battuta mia era che dovrebbero darmi l'ergastolo per tutti i furti che ho fatto. E fra questi sicuramente la Vernazza di Oristano è stato un riferimento, anche se
proprio dalla zona di Oristano, avevo portato due taniche di Flor. Flor è il lievito superficiale del vino di Vernaccia. Avevo due damigiane da 5 litri portati a casa, dico adesso vi faccio il Flor a Faedo. Non voleva saperne, da Contini. E non è uscito. Zero. Ma è normale che sia così. La stessa cosa quando ero a Cognac, noi decidiamo. Siamo abbastanza bravi nel brandy, e quando ero a Cognac mi ero recuperato in un sacchetto di plastica un po' di muffa nera delle cantine di Cognac. È ovunque, tutto annerito. I tetti sono neri con una peluria, sembra quasi velluto. Tutto sto nero, io lo porto a casa, macchina, lo do sulle pareti, vediamo se attacca. Non attacca. Cioè il Flor della Sardegna e la muffa nera di Cognac a Faedo non vogliono vedere. Adesso stiamo con le nostre cose. Fai un bel souvenir quando va in giro. Non ho capito, sai? È un souvenir, dico, quando va in giro. Sempre. Non so se vieni a casa mia, ti faccio usare la pietra focaia e assine di Didier Lagnon. Lo conoscevate Didier Lagnon? Lo conosco. Nella sua campagna, dove fa il silex, ho preso due pietre e messe in tasca, portate a casa. E quando le strofini, tu sei proprio nel mondo della pietra focaia pura, perché quello è silex, insomma, più silex di quello lì. Il dottore fa il silex, cioè col nome, il vino è silex. Didier Dagnon. Sì, che purtroppo lui è mancato, è stato un caro amico dal quale ho imparato tanto, ma anche lui in realtà ci siamo scambiati tante notizie, lui veniva a Faedo, io sono stato da lui e personaggio. Poi purtroppo è morto con un volo con questi aerei, quelli ultra leggeri, lui era un estremo. Era fra l'altro uno dei più bravi. Con le slitte, con gli aschi, a livello mondiale era uno dei, adesso non so quale trofeo, questo qua era un estremo, ecco, attraversata del polo, non so come, con gli aschi, la slitta, l'aereo e poi l'aereo è schiantato purtroppo. Come? Ah, era un fenomeno. Capelli così, una barba. No, personaggio, proprio folle, ma bravo. Quello di Oliver penso sia una bella storia, eh? Io devo ancora provare, ma non ho nulla. A me portano. Grazie. Perché le olive sono condite con erbe aromatiche e peperoncino, quindi comunque la sapidità dell'oliva condita tiene testa a perpetuo. Adesso l'oliva e olio, quindi chiaramente un po' si perde, però abbiamo voluto insomma mettere entrambi un po' per far assaggiare. Ecco, va benissimo con formaggi, però molto molto ricchi e molto invecchiati. Abbiamo preparato l'agresto dietro con l'acqua, tua moglie, non noi. Ah, bene, allora prendi magari un boccino di agresto, c'è un bicchierino piccolo? Sì, ce l'hanno. Facciamo già un bicchiere di plastica. Finiamo dopo con l'agresto, così. Andate via con la bocca calda. Scusa Mario, ma come si dice? Disciplinare che finisce con le ce ne sono, questa è una bella notizia, penso siamo sui 30-35 varietà iscritte, anche se ci sono delle regioni italiane ancora no, cioè quel no che dicevo prima per tanti fattori è ancora no, ad esempio la Toscana no, Piemonte no, Lazio no, Puglia, Sicilia, la grande produzione ha detto no per ora, ma una roba incredibile, sono passati diversi anni e ancora no. Una cosa, io sono stato in Champagne qualche mese fa, e in Champagne hanno autorizzato una varietà Pivi, che si chiama Voltis, da utilizzare nel disciplinare dello Champagne. Ti rendi conto? Lo Champagne sono già arrivati e noi siamo qui ancora. No, ma si scombussola, si rovina, si... Ma nessuno vuol distruggerli, attenzione, ma c'è spazio per tutti.
spazio ce n'è per sempre spazio. Una volta si bevevano due vini, oggi beviamo di tutto e di più. No, è caduto perché questo è un condimento, adesso lo spiego, è una specie di aceto che non è molti meno, è vero, è molto è vero questo. Può essere, esatto, può essere utilizzato in cucina, se no diluito come tutta questa. Grazie. Adesso arriverà il l'agresto, questo è un nome rubato ai romani, no? Erano i romani che facevano l'agresto. Non so se sapete un po' la storia, ma il romano aveva la saba è quella che è poi la base dell'aceto balsamico di Modena, praticamente un succo d'uva maturo, cotto. L'agresto dei romani non era come il nostro, era un succo d'uva verde, cotto anche lui con erbe. Mettevano acerbo cotto con spezie e facevano queste salse molto importanti per cancellare i difetti della carne avariata. Non c'era il frigo, per cui non è che prendevi la carne fresca dal frigorifero, prendevi la carne con un po' di sale, insomma non era proprio il massimo, e con queste salse riuscivano a far mangiare questo prodotto. Lo stesso garum è sempre un prodotto legato a questa storia, cioè l'acciuga, la colatura di acciuga. Avevano anche la posca, e la posca era acqua e aceto, che era il dissetante. La Coca-Cola o la Fanta di allora era la posca. E lo possiamo farlo, e dopo la sentiamo, lo possiamo fare con questo. Un po' d'acqua. Certo. Perfetto. Per gente che ha diabete, per gente che è astemia, che non vuole alcol, non vuole zucchero, agresto, 1 a 10 con acqua. Anzi, se volete versarlo, se è possibile, in un bicchiere pulito, l'avete un bicchiere pulito? Sì. E così, allora, adesso voi lo assaggiate tal quale. Questo quanto zucchero che avrà, insomma? Ma questo avrà 5 grammi di zucchero, 4 grammi, non ne ha, perché questo viene raccolto prima che incomincia la curva discendente degli acidi e prima che parte la curva degli zuccheri. Analizziamo ogni 3-4 giorni il prodotto e noi siamo una iatura. Prima dell'invaiatura, qualche giorno prima dell'invaiatura, perché se hai l'invaiatura sei già con qualche grammo di zucchero. La bellezza di questo prodotto, o l'originalità, praticamente noi abbiamo la possibilità di pressare in atmosfera controllata, uva lavata, tutte queste stronzate qua. Non c'è rame perché sono prodotti che praticamente non sono stati trattati e di conseguenza il rame, che nella fase verde è molto presente, in questo caso non c'è. L'originalità del prodotto è che questo succo viene concentrato 2 a 1. Abbiamo una macchina sotto vuoto, a freddo, a 25-30 gradi, strippa l'acqua attraverso il vuoto. Per cui abbiamo fatto un prodotto concentrato e poi sarà potente a usarlo in un cocktail, in una marinatura di un cibo, nella cottura, nel fondo di cottura e compagnia bella. Lo imbottigliamo appena abbiamo tempo, puoi farlo anche subito. Sì, fra l'altro è uva che di solito finisce a terra. Cioè noi facciamo un piccolo tirado, anziché buttarlo, da noi non si butta niente. Cioè qualsiasi roba viene, e vinace, e la grappa, e il brandy, e l'aceto, e il porco cane, cioè, facciamo tutto. Grazie. Strippi l'acqua. Strippo l'acqua, brava. Strippo l'acqua sotto vuoto. L'altro giorno si era su un gruppo di, praticamente erano moldavi, rumeni, ucraini, un'azienda enorme, che stanno pensando a dei progetti con la mia macchina. Anche con le membrane, sì. Hanno aumentato la macchina. Tolgono l'ossigeno, sì. È una membrana per osmosi, praticamente. Più che altro eviti l'ossidazione dall'ossigeno presente in quella fase nel vino. Col tappo a vite della sua morte. No.
la tecnologia del collegamento, se riesce a mettersi in grado di cronologia, ma fa una differenza con i libri, ma quello che non come il suo che fa parte della differenza. No, la tecnologia per fortuna aiuta. Ma per fortuna aiuta. Cosa dite di questo agresto? La versione acida, tremenda? Sì. Tremenda? No, sì. Acidissima. Non per forza tremenda. No, a me. Cioè, mi piace. Allora, per capire cos'è bisogna sentirlo, come un aceto, come un olio, come tutte le cose. Logicamente è una roba che va usata con moderazione. Si usa, non so, ad esempio la marinatura del pesce, è una roba fuori di testa. Un pinzimonio, anziché usare l'aceto o il limone, usi questo. Come bibita invece, voi pensate all'estate, io una volta ero a cena, c'erano due signore che non volevano bere vino e avevano una bottiglia di agresto, io metto lì la bottiglia, vediamo, e loro con l'acqua minerale gasata hanno fatto il pranzo e felicissime perché niente zuccheri, niente alcol e hanno bevuto anche loro da un bicchiere, come se fosse un bicchiere di bianco Riesling della Mosella, in realtà l'agresto della Val di Cembra, insomma. Qui non c'è, è solo la parte fresca, te pensa acqua, limone e hai sete l'estate. Tu hai il tuo agresto in frigo, magari 1 a 10 è poco, fai 1 a 12, a 13, in base a come gradisci te il prodotto. Però hai una bibita dissetante senza alcol e senza zucchero, massimo. Prezzo? Non lo so. Chiedi a loro perché io col prezzo non so neanche dove sono. Io faccio il vino e poi dico guarda, mi è costato tanto, cosa fate voi? Arrangiate. Noi sappiamo il prezzo, diciamo, che noi vendiamo ai clienti. Non lo so, Freddy. Ecco, adesso lei arriva con la tecnologia. Allora, un attimo, purtroppo qua l'internet. Agresto. Bene, siamo quasi arrivati alla fine, c'è ancora una grappa se avete voglia, così ci mettiamo a posto tutto, riscaldiamo il palato dopo l'acidità estrema del nostro agresto. Qualche considerazione, qualche domanda, qualche intanto che si versa qua. Eccola in fondo. Voglio sapere se il PIV del Veneto è ora legale in Italia. I PIV? Il Cremisi ora legale in Italia. Allora, il Cremisi nostro è da un anno e mezzo è legale. È stato riconosciuto ancora per colpa nostra, in realtà, perché siamo stati noi a rompere le scatole, siamo stati noi i primi a portarlo in Italia. E poi, per fortuna, abbiamo una regione autonoma che ogni tanto a Roma, qua, riescono a battere i pugni e anche i piedi. E qualcosa siamo riusciti a ottenere, soprattutto con l'autonomia dei tirolesi sull'Alto Adige. Loro sono molto bravi in queste cose, insomma, per essere... E sai che non lo so, no, non c'è sul, ma non c'è neanche sul lato, no, niente. Però sulla comunicazione penso che se non è stato fatto dobbiamo farlo, perché questa annata è solo Sevar. Fino all'anno scorso era Sevar e un po' di Sauvignard Green. Questo fa pensare che c'è una assaggiatura di spinto. No, invece una cosa forse importante, per ora almeno il mio gusto, le varietà pivi rosse non sono proprio a livelli molto alti. La qualità è preferibile prendere un qualsiasi vino fresco tradizionale, che sia un cesanese del Piglio o del non so cosa, un teroleo, dà più soddisfazione. Personalmente un rosso da varietà pivi devo ancora trovarlo. Il rosé è diverso. Il rosato che stacchi dalle bucce riesce a mantenere queste note floreali. È un'altra. Sì, sì.
c'è però un altro tesino che è un po' rosso, però io adesso non lo adesso quando c'è stata la rassegna di dicembre. Era buono. No, qualcosa c'è di decente, però è talmente facile trovare dei buoni dolcetto, dei Barbera fantastici. Ma cioè, il rosso, io ne trovo tantissimi di piacevoli, buoni. Andare a cercare chi l'ha rotta, insomma, non è proprio... Poi c'è un problema, se vi interessa, c'è un problema legale, legato ai rossi. Un po' di silenzio, se... Forse questo può essere interessante. I rossi... da varietà resistenti, dove c'è il sangue americano, il sangue della labrusca americana, contiene un antociano, una sostanza colorante che si chiama malvidina, è un diglucosida, parolacce, ma comunque è un colore, un attimo, voilà, solo un attimo poi ho finito, è un colorante che praticamente viene analizzato e c'è una legge in Europa che stabilisce il limite. 15 mg litro, tutte le varietà, Fragolino, Clinton, tutte le varietà rosse, Pivi, se te le fai in rosso, essi da questo parametro e sarebbero fuori legge, lo fanno comunque. Il Fragolino... Sì, sì, però se lo beccano, quel vino lì, te lo sequestrano. Se supera... Però non è che se la malvidina sta a 20 mg il vino fa male. Ti racconto questo perché è simpatica. Allora, tutto il casino nasce ancora nel dopoguerra, quando in Italia, ma soprattutto in Francia, ci sono un'infinità di ettari di varietà Pivi, in realtà. Erano le vecchie varietà di allora, e come ripeto, il Seibel, Clinton, il Fragolino bianco, il Noah, insomma c'era tutta una serie di impianti e per farli fuori, la grande industria, hanno buttato fuori due bufale, due. La prima era metilico altissimo, fa male alla salute, perdete la vista, si muore, cazzo, insomma fa paura, una roba del genere. Seconda bufala, questa è terribile, contiene la malvidina, questo diglucoside che rovina il fegato. Porco cane, se rovina il fegato, perdi la vista e muori, insomma, chi è che va a bere quella roba lì? Hanno spiantato non so quanti migliaia di ettari, ma erano due bufale. Il metilico, se c'è, è un 1% in più, niente. La malvidina, oggi ti dicono, mangiate piccoli frutti, mangiate il mirtillo nero, il ribes nero, che contiene la malvidina, che fa bene alla salute perché è un antiossidante. Allora mettetevi d'accordo? Negli anni 50 ti rovinavi il fegato, adesso ti salva la salute o ti aiuta perché è un antiossidante. Praticamente con due bufale hanno fatto fuori tutto. Problema è che quelle leggi di allora sono ancora in vigore e quel 15 mg litro di glucoside è ancora presente sulla legge europea. Una roba vergognosa, ma vedi che ci sono interessi di lobby per tenere ferma questa situazione. Non so se mi sono spiegato. Forse sì, forse no. Boh. Altra domanda? Daniele, visto gli studi che hai fatto sulla varietà, la fondazione Max. Come... La fondazione Max è fra le fondazioni in Italia, che si sa, cioè fra gli istituti che si danno da fare. Abbiamo una persona anche molto, molto brava nel campo, un certo... Marco Stefanini di Bolzano, che ci ha creduto fin da tanti anni fa e siamo fra i bravi in Italia, come ad esempio Rausedo con l'Università di Udine in Friuli, anche perché c'è dietro la più grossa ditta al mondo di vivaismo viti, cioè la più grossa ditta che fa viti a livello mondiale è la ditta Rausedo, che è una grossa cooperativa di Rausedo in provincia di Pordenone. Per cui dietro c'è l'Università di Udine e c'è un'azienda che sta spingendo logicamente per vendere brevettate queste viti, perché vengono brevettate e riesci anche a ottenere qualche liretta in più perché sono delle cose uniche. Quello che sta succedendo con le mele, non so se sapete, il mondo delle mele,
è tutto sotto brevetto adesso, no? Ci sono dei marchi, dei nomi, che le mele costano molto di più al supermercato e tutta la filiera è coperta, seguita da questi marchi registrati. Non so se sai più o meno cosa potrebbe essere, io non ho mai avuto modo di trovarli all'interno di Vivai, queste barbadelle. I prezzi come stanno rispetto a... Un po' di più, sarà mezzo euro in più, un euro. Sì, non è una roba incredibile. Sì, sì. Sì, non è che sì. Però logicamente ci sono degli interessi. Su milioni di barbatelle... Stupida, scusa. Perché i vini in media costano più di tasse? Di non resistere. Questa è una bella domanda. Questa è una domanda. A volte mi chiedono: ma perché il Pinot Nero tuo costa 16 euro e la Romanée Conti costa 17.000 euro? Adesso esagero. Vedi, quando c'è qualcosa che è molto richiesto e l'offerta è bassa, il mercato è questo: domanda, offerta. Qualcuno ne approfitta. Dovrebbero costare, a meno che non siano delle situazioni estreme, non devono costare di più. Magari nel nostro caso 900 metri, produzioni più basse, terreni molto ripidi, logicamente il nostro non è un prezzo esagerato per un frizzante come stiamo vendendo, penso sia un prezzo molto adeguato. Ecco. E qualcuno ne approfitta, ma è normale, insomma. Come? Noi? Ma perché non ha senso per me? Sono un po' col suo discorso. Lasciamo andare il classico. Perché devo fare un vino fermo che assomiglia al Müller? Se ho il Müller, il Sauvignon, il Traminer, lo Chardonnay e la Nusiola. E il Riesling. Ne abbiamo una vasta gamma. Perché devo mettere un vino che rompe le balle agli altri? Faccio qualcosa di diverso. E allora faccio il frizzante, faccio il rosa frizzante, faccio il perpetuo che non esiste. Faccio delle cose completamente fuori luogo. Questa è la mia idea. Cioè usiamo un'opportunità per renderla ancora più originale attraverso delle tecnologie rubate agli altri. Lo zero infinito nasce perché ho rubato l'idea a quelli del prosecco antico, del col fondo, degli anni 40, 50. Poi è arrivata l'autoclave, la filtrazione sterile, cioè è arrivato tutto un mondo completamente diverso, la tecnologia. Però abbiamo dimenticato quello che facevano un tempo. Io sono andato a prendermi la tecnologia di allora, che usavano per il Lambrusco. Tutta la pianura padana era tutto frizzante. Ma perché era frizzante? Perché era l'unico modo per tenere il vino integro almeno uno o due anni. Prima il vino, quando era aprile, era già aceto, era già andato in cavalleria. E allora cosa succedeva? Il vino veniva raccolto tardi allora, il clima era diverso. Lo mettevano in cantina fredda, partiva la fermentazione e si bloccava. Si bloccava la fermentazione perché la cantina era fredda. Rimaneva fermo il vino la primavera, mettevano in bottiglia quel po' di zucchero, rifermentava con la primavera. Cioè, la natura aveva i suoi cicli, il contadino aveva il suo vino frizzante sempre e quello era il modo di conservare il vino. Se quel vino lì finiva la fermentazione e lo lasciavano in botte, aprile era già mezzo aceto, era già imbevibile. Così col frizzante, l'antiossidante del vino, quello che abbiamo fatto noi con il nostro zero infinito. Questa è un po' la storia. Per cui facciamo dei vini con tecnologia diversa partendo da un'opportunità ulteriore. Cioè non andiamo a rompere le balle ai classici che abbiamo. Secondo me lavorare così i vini è il modo di ottimizzare al massimo il vino. Secondo me. Ma io sono molto contento del progetto. Se in 3 mesi o 4 vendiamo tutta la produzione di 12 ettari, vuol dire che abbiamo fatto un centro, insomma, ecco. Vuol dire che funziona. Se avessimo la cantina piena del vino di 2 anni fa, 3 anni fa, 4 anni fa e nessuno lo vuole, allora mi farei qualche domanda, farei solo brandy per poi farlo finire nel merlino che va da solo. Questo è un po'. Nemmeno per sfizio non l'ha mai portato a finire. Sì, ma logico, ma sì. E viene anche molto buono. E viene molto buono. Il Solaris, faccio sempre di 50 litri, cioè
la curiosità è tanta, sì, piccole quantità, da capire cosa succede. Anni fa ho fatto un ice wine col Solaris, una roba incredibile, buonissimo, l'ho messo in cella, l'ho messo a meno 15, anzi avevo un po' esagerato a meno 20, poi l'ho messo in una pressa e l'ho pressato, sembrava di pressare un lampadario di Murano, hai presente il vetro? Proprio il rumore faceva impressione. E ho uscito poca roba, ma ho uscito un concentrato che era la fine del mondo. Sempre tecniche un po' strane, originali, per fare un vino fuori dallo schema. Se faccio il Solaris secco, assomiglia un po' al Müller e al Sauvignon con delle note di Riesling. Ho tre vini e già ho tre vini. Che cavolo vado a fare? Un mix di casino non ha senso. Per chiamarlo Pivi, no. Ci sono però produttori che fanno Pivi, produzione classica. Sì, tantissimi, tantissimi. Sì, sì, questa è una scelta mia, nostra aziendale, insomma. Apprezzo la scelta, no, la comprendo, insomma, perché è inutile andare a porsi su una linea che già funziona con cose simili fondamentalmente. Lì hanno il vantaggio questi, che sono fra i primi, è una novità, utilizzano la novità a livello marketing commerciale. Ci sono tanti veneti, i veneti sono bravi queste cose qua, buttano giù ettari, ettari, ettari e avanti, insomma. Ci sono diverse aziende che stanno facendo numeri con le varietà Pivi. Un altro vantaggio del Pivi, e tanti già lo fanno, nel circuito bio del Veneto per Prosecco, Pinot Grigio o i vini di consumo, una porzione fatta con le varietà resistenti li abbassa i costi, gli abbassa i trattamenti e riescono a entrare nel bio in maniera molto semplice, trattamenti pochi, è facile fare bio. Infatti noi siamo oltre il biologico, il biodinamico, il bio so ben tammi, non facciamo niente, per cui siamo oltre il fosso. Siete biodinamici. Come? Siete biodinamici. Ah, bella questa, biodinamici, col divino sicuramente. Forse sono arrivato tardi, ma penso un abbiamo detto, la mezz'orto, no? In campagna? Sui Pivi? T'ho detto, in 13 anni, tre trattamenti, due volte dopo la raccolta, uno abbiamo dovuto farlo tanti anni fa in fase vegetativa. Zero. Da 2009 sono già 14 anni, 900, 12 ettari, 12 ettari. 4,5 erano l'inizio del Solaris, primo vino, e poi sono cresciuti, sono 12 ettari piantati, tre trattamenti, le ultime due annate, 22-21, zero. E la gente mi dice impossibile, insomma, possibile. Questo è zero. Ma logico, non puoi metterla in pianura vicino a un fiume o a un lago, è come andare a mettere il culo nelle pedate, insomma, ecco, devi andare. Noi abbiamo la fortuna a 900 metri, la mattina arrivano i venti dal nord, dalle Alpi, dalle Dolomiti, verso sud, il pomeriggio all'1:30 circa si gira il vento e arriva l'ora del Garda, un po' come al mare, non so cosa che è, di Veccio e non so cosa c'è. Insomma uno da una parte e uno dall'altra, noi siamo sempre ventilati. Mario. Grappa? E poi finiamo? No. E dov'è la grappa? Oh, scusami. Com'è la grappa? E non mi dite niente. E non aveva fatto la mano. Era che grappa? Zucchero? Ma guarda che soddisfazione la Costantina, guarda. Questa grappa è zucchero filato. 48 gradi, non ha un grammo di zucchero, ma siamo bravi a fare la grappa, ecco, questo posso dire. Questa è una grappa fatta con Solaris, in purezza, varietà, abbiamo già detto come l'abbiamo lavorata lunga, ma la vinaccia, una volta tolta dalla pressa, la vinaccia è fatta di buccia, vinacciolo, raspo. Raspo e vinacciolo li separiamo. Eh sì. Champagne, quello lì è uno champagne trasferito al Pivi. Comunque la grappa è fatta solamente con la buccia. Ciao. È fatta solamente con la buccia dove ci sono gli aromi e gli zuccheri.
Nel vinacciolo cosa che abbiamo? Legno, cellulosa e il 20% d'olio. Ma voi sapete benissimo che l'olio irrancidisce, è un olio rancido terribile, una vergogna. Ecco perché tante volte le grappe italiane le metti sul naso e dici, ma che odore, un po' di insilato, di mare, di piedi, di boh, insomma una roba terribile. Perché? Perché abbiamo un'infinità di prodotti che vanno in degradazione, tipo l'olio o le cere del vinacciolo che irrancidiscono, terribile. Questo non c'è il vinacciolo, non c'è il rancido, perché la vinaccia, fra l'altro, fermenta da sola in purezza per 4-5 giorni e al quinto giorno analisi, molto semplice, proprio con due dita, e senti che è secco, è il momento di distillare. Questa grappa ha 48 gradi, tantissimi, ma è zucchero filato. Cioè, una roba incredibile, questa qua è una grappa, nessuno la compra, ma è una grappa fantastica. È come il nostro brand, il miglior brand italiano che nessuno compra. È una roba terribile, cazzo. C'è manca il gin. Almeno non dubbio. Dimmi. Al vinacciolo non c'è ma quello è il suo e via, no, no, questo lo troviamo. Ma madonna, ma lui deve ancora fermentare, per cui rimane col vinacciolo. Questa è vinaccia vergine che deve fermentare. Prima di fermentare via il raspo e via il vinacciolo. Abbiamo fatto una macchina apposta, non esiste. Siamo gli unici a fare questo lavoro qua. Quando sono arrivati i grandi distillatori italiani, fra questi Capovilla, non so, Poli, Bottega, cioè tutti questi signori sono arrivati a trovarmi in cantina, Mario cosa hai combinato, fammi vedere, tutti entusiasti e tutti volevano fare quello che facciamo noi, però noi abbiamo la filiera dalla A alla Z, loro acquistano le vinacce e una è umida, l'altra è bagnata, l'altra sì, l'altra no, l'altra è un casino. Quando si sono messi con l'idea di fare quello che facciamo noi, siamo rimasti i soli, siamo stati i primi e siamo ancora gli unici che fanno questa operazione. Noi siamo gli unici a far grappe da vinacce bianche, senza raspi e senza vinaccioli, solamente dalla buccia. Mi è piaciuta la tua espressione, zucchero filato. La gente dice, ma anche te usi zucchero? No, siamo forse l'unica, pochissime aziende italiane non usano zucchero. Perché oggi, quando arrivano i vostri clienti nei locali, cos'è che vi chiedono? Dammi una grappa morbida, barricata. Allora, morbida sono 20 grammi di zucchero, barricata vuol dire trucciolo, tannino, caramello e compagnia bella. Mi dicono basta, chiuso, arrivederci, no. Sarà per la prossima volta. Grazie, grazie Mario, grazie a tutti. Approfitto e vi invito tutti domani, non so se già lo sapete, abbiamo il nostro Open Day Spirits, appunto per rimanere in tema di distillati, dalle 11 alle 18, qui si trasformerà e avremo station per fare mixology, avremo produttori distillati, avremo il nostro mondo spirits a disposizione dei clienti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a voi. E grazie al mitico Mario, che io lo definirei Dio dinamico perché fa mille cose in contemporanea. Grazie. Dai. Bene. Molto, bisogna sì, migliorare le luci sicuramente. Guarda, giusto le luci. E se avessimo avuto 10 minuti in più. Ma siamo bene. Beh, questa volta siamo arrivati un po' tardi, però.